Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme la ricetta dei peperoni con patate. Ecco gli ingredienti che ci servono per la preparazione. Abbiamo bisogno di 5 patate di media grandezza, un 3 pomodorini, poi vi spiegherò a cosa serve, dei peperoni preferibilmente rotondi, dell'olio extravergine d'oliva e del sale. In una padella versiamo dell'olio per frittura. Io preferisco l'olio di arachide e lo versiamo in abbondanza. Se seguite le indicazioni non vi pentirete del risultato. Per questo tipo di preparazione le patate consigliate sono quelle gialle, silane o appunto della montagna, o potete utilizzare anche le patate rosse. Ovviamente per un risultato ottimale. Altrimenti chiaramente potete farle con la patata che avete appunto a casa. Altro suggerimento per capire se la patata è ben cotta, se riusciamo a infilzarla con facilità è ben cotta. Se la patata è di buona qualità non assorbirà neanche molto olio. Noi comunque cerchiamo di scolarle nel migliore dei modi. Possiamo anche aiutarci con una schiumarola per appunto essere più rapidi. Thank you.
A metà cottura aggiungiamo i pomodori. Questa è la parte importante. Non schizza niente qui, tranquillo. Aspetta, aspetta. Andiamo a mischiare le patate facendo attenzione. Facciamo attenzione a non spappolare le patate, le mescoliamo con delicatezza, alziamo la fiamma e andiamo ad aggiungere il sale. Aggiungiamo il sale. Lasciamo andare così per 5 minuti e poi infiocchiamo.